sam di diritto. Stretto di mano, la partita sta per iniziare. Come sanno che scende in campo con il suo starting seven, classico con già da Pato in posizione di ala sinistra. Dante Stefano di Cisiano, Giulia Rosso, ex della partita, in condizione di ala destra, e la davanti, in posizione di tiro. Come stanno subito l'attacco, dei 7 metri. Thank you.
Thank you.
sempre 4 pari.
4, 7, 6. Passando Pagnaschi, Lomoci, inserimento, fermata. 2 metri per Cassano. Pagnaschi organizza l'azione. Tuttavia, come dicevamo in telecamera, c'è un attimo di studio, fatto a tutti,
so che sto conversando con questa difesa profonda di Cini. Sì, buonasera a tutti gli spettatori. Purtroppo non so perché non sono riuscito a farci prima, avevo detto non essere qui, tanto pare partita molto combattuta oggi. E niente, adesso vediamo come andrà a finire, ma spero e penso che sia una bella partita, che da un po' che non si vede nella femminile. Sì, infatti il divario soprattutto tra le formazioni di vertice è lo terzo. L'ultimo sguardo, passando lo scambio questa sera, anche in questo caso con questa bellissima azione di bianco del palco, la parata di un po' giù, intanto il piano si c'è vanno anche di gara, sta anche con i suoi grandi partiti, con un colpo di classe davvero incredibile, e hanno diciamo, permesso a Conversano di andare a più due. 9-7 il punteggio. Tanto prima sostituzione anche per Scandersano. Si accoglie il panchino anche a Stefano. Una grandissima forma questa sera. L'entrata azzurra lo piove. Guarda il piede, guarda il piede, piove. Così grande posizione di Petrini. Penso che stanno cercando di mettere un po' più di qualità. L'azione veloce di Cassano che si risistema in attacco. Ingenuità di Giulia Rossi, sono due minuti questi. Sì, due minuti molto regalati, diciamo che era una palla molto innocua, stavano girando palla, un'ingenuità. Volevo anche dirti, Francesco, che vedo conversando molto in difficoltà, come accennavi tu prima, contro una situazione della persona Magnago. Speriamo che trovi una soluzione prima possibile. Sì, infatti, ne stavamo parlando già in apertura. Conversano, infatti, ha messo un grosso ritorno. Infatti, anche Stefano che ci è riuscita carte adesso, pettino Roscini, vediamo molto attivo il panchino con una splendida punta. Mi fa ridere perché è il presidente di un palo che si può fare un altro, è sempre un piede che fa un po' una smossa giustamente abbiano con una giocatrice in meno, questi sono gol molto pesanti, quindi molto bravo Giussi Gang a realizzare la rete del 10-8, due reti di vantaggio per Conversano, intanto anche la mattina ci mette la pezza, quindi Cassano che non ha ancora provato la rete.
tutti venuti con il giro rosso, quindi ritrova la sua posizione di alla destra. Vai con America in campo, ancora, non si danno. Massimo vantaggio al 28.
10-8. Pensando che sarà ancora per 30 secondi. Una giocatrice in più. Thank you.
rosso, ancora per gli obici, c'è il tiro, questa la chiave. Bianca del Balzo, recuperare questa palla, portarla in fallo laterale. Come sono? Nuovamente questa è la situazione d'attacco, e si è conclusa. Abbiamo subito parziali pesanti, stanno cominciando anche a
campo. Sono tornati tutti gli stessi in campo, quindi perda numerica. Ancora Barbosa. Superiorità numerica. Allora, per un
accelerare, cercare di capitalizzare queste decisioni arbitrali. Ma comunque Cassano è sempre lì, ci prova a rimanere in partita. Anche lui forse abbia, non era d'accordo con questa decisione. Non è quasi mai, non è già tutto il problema. Da Pizza Palermo.
si riparte dopo il penale. 20-17, tutto ancora aperto, tutto ancora San Giacomo, bellissima combinazione, Ganga Varani. Buona difesa del Cassano. Cassano che sta facendo esaurire l'inferiorità numerica. Infatti che entra in campo, torna in campo azzurro più. 7-7, Giovanni Garabba. Thank you.
rimbalzo per Conversano. Marziale, non controllo su Stefano Ferrari. Barboso, prova la partita. L'esperienza viene da Marano. Bravissimo, viene da Marano. Silenza difensiva, ha recuperato palla. Ancora, doppione, doppione.
Cassano in attacco, Jovic, porta il Barbosa, Lo Bianchi, e dunque abbiamo una partita che va verso i minuti finali, ultimi 3 minuti di partita, Conversano 23, Cassano 20. Sì, gli ultimi 3 minuti con 3 gol di vantaggio, deve gestirla bene, ma sono così gli ultimi 3 minuti finali appunto. Come sanno sta giocando molto bene, che si conclude in questo momento sul punteggio di